Buon pomeriggio e benvenuti a tutte e tutti alla terza lezione del corso di Archive Online Academy dedicato a Giacomo Verde, dall'archivio del tecnoartista al libro, alla mostra, al film. Oggi qui con noi è collegato il professor Vincenzo Sansone. Qui vedete il programma di questo breve corso tematico. Oggi il professor Sansone ci parlerà di Giacomo Verde, il teleracconto e i suoi doppi, la reinvenzione di una tecnica videoteatrale per bambini. Benvenuto al professore, benvenuti a tutti voi. Vincenzo Sansone, che appunto è nostro ospite in seguito a Flavia Dalila D'Amico e ancora prima ad Anna Maria Monteverdi e Tommaso Verde, è dottore di ricerca in arti performative e digitali ed è docente a contratto presso l'Accademia di Palermo, l'Università degli Studi di Milano e l'Accademia di Brera. Vedo che in molti tra quelli connessi hanno seguito le altre lezioni. Ricordo però a tutti i collegati che è possibile porre i propri quesiti o anche le proprie osservazioni nella chat qui sotto, nella chat di Zoom. Poi mi occuperò io, casomai, di proporre le domande e le osservazioni, in alternativa l'alzata di mano. Grazie. Grazie Costanza dell'invito, intanto grazie a tutti i partecipanti. Come appunto già è stato detto, questo è il terzo appuntamento. Nello specifico oggi mi occuperò della parte più teatrale di Giacomo Verde, quella appunto che va all'incrocio tra il teatro e il video. Inizio subito a condividere lo schermo e poi iniziamo a parlare. Immagino che state vedendo tutti. Sì, si vede. Sì, l'intervento che io faccio oggi appunto è sui teleracconti, ma mi collego sempre anche al discorso della mostra che è in essere adesso al CAMEC di La Spezia e al libro che è stato scritto a partire appunto dell'archivio, perché sia questi incontri di diffusione capillare dell'opera di Giacomo che gli altri due eventi, il libro e la mostra, sono collegati l'uno con l'altro. E proprio vorrei partire dalla mostra, da un evento che è successo venerdì scorso, 18 novembre. C'è stata la terza inaugurazione, dopo appunto l'apertura di giugno, dedicata alla terza area di intervento di Giacomo. Se la prima inaugurazione è stata sull'artivismo, la seconda sulla tecnoarte, la terza appunto è stata dedicata proprio all'effimero e al tecnoteatro di Giacomo Verde, e quindi si occupa di quello, in parte di quello che discuteremo oggi. L'inaugurazione è stata particolare. Sempre appunto seguendo la poetica di Giacomo Verdi, non è stato il solito vernissage museale, ma proprio in relazione a questa tematica dell'effimero, l'inaugurazione stessa è stata una sorta di evento performativo. Vi mostro appunto alcune delle immagini di come si è svolto l'evento, perché si ricollega all'argomento di cui tratteremo oggi. Per l'occasione abbiamo chiamato Carlo Infante, un importante studioso che negli anni Ottanta definì tra i primi il concetto di videoteatro e che aprì in un festival leggendario di quel periodo, degli anni Ottanta, il Festival Scenari dell'Immaginario che si svolgeva a Narni, la strada proprio al teleracconto di Giacomo Verde. E durante questa inaugurazione, Carlo Infante ha condotto il suo format che da anni realizza con la sua associazione Urban Experience. Io ho avuto modo, perché appunto ho studiato alla Sapienza e Carlo Infante veniva a fare dei workshop proprio per il corso di performance digitale alla Sapienza, di partecipare a diversi walkabout, così come li chiama lui.
E questo è stato peculiare perché non era uguale al format di Carlo Infante. Cos'è Walkabout? Infante dà delle radiocuffie ai partecipanti e li guida spesso in un percorso all'esterno per esplorare proprio le dinamiche della città. In questa occasione, questo percorso è stato svolto all'interno del museo, ma non per visitare la mostra, perché quella era possibile farla autonomamente, ma per entrare nella memoria di Giacomo Verdi. Quindi è stato un walkabout in cui Carlo mostrava, dei documenti, chiamava persone, vicine a Giacomo in tempo reale e dava a ognuno la propria testimonianza. Quindi è stata una memoria collettiva che si è creata nel tempo di un'ora lungo il percorso museale ed è stata proprio speculare all'idea di Giacomo della performance. Giacomo non recitava mai su copioni scritti, non era un attore nel senso canonico del termine, ha avuto una formazione d'attore con anche maestri di spessore come Richard Cieslak, Marisa Fabbri, durante la sua formazione iniziale, ma poi lascia questo percorso attoriale perché non si sente adatto a fare l'attore che interpreta una parte e piuttosto si rivolge a quello che è uno dei capisaldi del teatro italiano, cioè la commedia dell'arte. E lui si definisce spesso saltimbanco, nel senso positivo del termine, anche se oggi ha spesso un'accezione negativa, ma nel senso proprio buono del termine, e si definisce anche un cantastorie. E proprio il teleracconto è quel format che lui inventa, in cui questa sua anima di cantastorie, cioè di colui che racconta una storia senza un copione ma attraverso un canovaccio, come quello della commedia dell'arte, si incontra con le nuove tecnologie. E oltre appunto al Walkabout di Carlo Infante, alla fine del Walkabout siamo stati condotti, qui potete vedere un'immagine, vi sto segnando con il mouse, e poi vi farò vedere uno spezzone, al teleracconto realizzato da Carlo Presotto, che fu uno degli storici amici di Giacomo, che sviluppò insieme a lui appunto il teleracconto, e ha riproposto 10 minuti di uno dei suoi famosi teleracconti, Fiori Rossi sulla pelle, di cui appunto vi darò qualche informazione a breve. E qui trovate, poi appunto ne possiamo discutere, l'allargo perché forse è piccola, così la vedete meglio. Questa è la scatola, e poi capiremo di che cosa si tratta. Adesso vi invito soltanto a guardarla, del primo teleracconto di Giacomo Verdi, la scatola originale. Come vedete, è una custodia di VHS che contiene tutti gli oggetti che lui utilizzava in questo primo mitico teleracconto, che è Hansel e Gretel TV. Vedete il guscio di una noce, un bacio perugina, una scatola di tonno e altri oggetti. E appena appunto inizieremo questo percorso, capirete perché utilizzava questi oggetti e a che cosa servivano. Quindi, prima di procedere, vi volevo far vedere, così già iniziate a percepire che cos'è il teleracconto, proprio i 10 minuti del teleracconto di Carlo Presotto che ha fatto venerdì scorso al CAMEC di La Spezia. Come vedete, prima di procedere, vi faccio già vedete appunto in questo teleracconto che c'è una strumentazione tecnica, una telecamera puntata su un tavolo e degli oggetti sotto che poi vengono mostrati, in questo caso attraverso un videoproiettore. Allora, qui mi sentite? Sì, a voce libera sono un 10 minuti, un estratto esattamente sono due brani di un teleracconto del 96 di cui parliamo dopo. Adesso ve li racconto semplicemente come se li raccontassi a un pubblico di ragazzi, mi serve anche una musica per cui adesso sto aiutandomi con questo fatto. Sì.
Varie televisioni annunciarono la scoppiata la guerra. Roberto, Jasmine, Inga e Josco erano nelle loro case in poche ore. Ma come fatto la guerra? Loro la guerra l'avevano vista soltanto alla televisione, al cinema. Oh ragazzi, la guerra tutta per noi. Non ci vuole molto. Prima che i ragazzi cominciassero a vedere, me l'ha fatta davvero la guerra. Roberto, affacciandosi lì un po' di nascosto dalla finestra, voleva passare dei soldati con gli occhi nascosti sotto i miei denti, la paura di morire, che guardavano in alto verso le finestre delle case e provavano a nascondersi dietro la punta dei loro fucili. Ma qual era il fondo? Erano le cose come quelle di prima, ma rotte, che portavano tutte i segni riferiti dagli esiti delle armi, che solo a guardarle si rifatti male. Stamina era uscita per strada e comunque c'erano delle cose rotte, delle macerie, come i pezzi di un puzzle che non si può più rimettere insieme perché ne mancano troppi di pezzi. E come fare? E Yoko vide arrivare un suo compagno di scuola che teneva stretto qualcosa in mano. Però mi ricordo di un'estate al mare, un vestito a fiori. La dispositiva bruciata, portata via dalla casa, che non c'era più. E i ragazzi lo lasciarono andare via, senza dire la parola, perché neppure i tanti ne avevano più. E poi non si poteva girare un angolo, perché sparavano. E c'erano dei ragazzi che correvano, attraversando la strada, da una parte all'altra, come giocavano. Ma c'era qualcuno che giocava con loro da lontano, da una finestra lontana. Giocava a far correre da una parte all'altra, nascondersi dietro la macchina, saltare, fermarsi, per poi fermare all'improvviso la loro corsa. Perché la guerra è fatta un po' così, gioca con la fantasia, barando. E ragazzi, si cominciarono a vedere delle persone morte per la strada. Sembrava impossibile che qualcuno dovesse cadere per non piazzarsi più mentre stava andando a prendere il pane. La guerra sono dei fiori rossi sulla pelle. Quelli che stavano riguardando non potevano fare nulla.
al riservatorio dell'acqua, al contratto, e poi lungo il viale dell'aeroporto, i fari della luce erano alcuni dritti e alcuni storti. E poi c'erano le automobili parcheggiate lungo la strada, con i vetri rotti e coperte di polvere. E a un incrocio una torretta che sembrava una strada animale, senza testa, con quelle gambe lunghe. E il semaforo era rotto, non poteva più dare via libera a nessuno se stava così. Ragazzi, entrando tra le case della periferia, è una cosa strana, potevi vederci dentro alle case. Sì, dentro le stanze. Come se fosse passato uno strano animale molto grande, grosso, e si fosse messo a graffiare, sì, le facciate dei condomini, così a caso, lasciando intanto soltanto quel grande grattacielo dove c'era l'albergo per cui vivevano i giornalisti, quelli che facevano la pubblicità alla guerra. C'era un'automobile nuova, colorata, rilevante, e di fianco all'albergo c'era il furgone della televisione con la gira per i satelliti di fianco. Centro sempre nelle facciate delle case storte, deformate, le insegne colorate dei negozi senza più negozi, e girato l'angolo ecco la piazza del mercato con le bancarelle che si erano appoggiate l'una all'altra cada estate come per tenersi caldo l'una con l'altra, e l'asfalto sembrava, sai com'è, masticato, c'era un buco lì in mezzo, dove era arrivata quella granata di montaglio in mezzo al mercato. I ragazzi uscirono dalla piazza e iniziarono a salire lungo la collina, che era un parco, camminando per i viaretti del parco che era diventato il grande cimitero di guerra della città. Camminavano a lungo per il parco cimitero, senza più parole. Ragazzi, si addormentano. E non sogniamo altro quella notte che le stelle sopra la città. Così, professore? Sì. Non so se è un problema del video in sé o di Zoom, molte parti si perdono, non so se può aiutare un po' a raccontarcelo, perché sì, credo che abbiamo perso delle parti. Perché è finito, sì, lo stavo stoppando, scusatemi, pensavo che si
che scorresse. No, ve l'ho messo per... mi spiace se non l'avete visto in maniera fluida, poi magari vi posto il link per vederlo, perché questa è parte di una diretta che è stata fatta. Quello che succede, magari metto le immagini facendole vedere e spiegandovele, quello che succede in questo teleracconto, intanto è un teleracconto del 96, ideato da Carlo Presotto, Paolo Rossi della Piccinaia di Vicenza insieme a Giacomo Verde. Giacomo Verde curava la regia. Quello che succede, come vedete, è scegliere degli oggetti che non hanno il significato dentro la storia, che hanno fuori dalla storia. In questo caso ci sono dei circuiti elettrici, quelli di una televisione, che nel racconto, questo è un teleracconto particolare che fu fatto per i bambini nel 96, quindi dopo il periodo della guerra dei Balcani, e che raccontava ai bambini come si può affrontare una guerra. Quando ci si trova dentro una guerra, e oggi è attualissimo, seppur sia di molti anni fa. E i circuiti diventano, in un caso, il cimitero, in questo caso in cui lo sta mostrando, e poi i bambini si accorgono che sopra la loro testa c'è un cielo stellato, e sempre con lo stesso oggetto, ma manipolando la telecamera perdendo la messa a fuoco della telecamera, quello stesso circuito diventa un cielo stellato. Questo è fondamentalmente il teleracconto, che adesso vedremo in dettaglio attraverso appunto le fasi che hanno portato alla sua nascita, al suo sviluppo, fino ad arrivare a quelli che ho definito i doppi. Perché questa invenzione di Giacomo Verde è tuttora in uso, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, ed è in uso per il teatro tecnologico pensato per i ragazzi. Quindi io la definisco un'invenzione mitica, perché con degli oggetti piccoli, con una tecnologia molto semplice, si riesce a creare un livello narrativo di spessore che non coinvolge, come potete immaginare, soltanto il livello tecnologico, ma coinvolge soprattutto il livello immaginativo dei bambini. E da questa invenzione nasce anche la poetica tecnologica di Giacomo Verde, che è quella dell'low tech, della bassa tecnologia. Noi ci siamo abituati a essere circondati da tecnologie potenti, le tecnologie più sofisticate. Giacomo Verde, anche fino agli ultimi giorni in cui ha operato, continuava a perseguire questa logica di utilizzare tecnologie dal basso costo, o spesso tecnologie che per la società tecnologica contemporanea erano diventate fuori moda, vecchie, antiche. E riusciva a trarre da quelle tecnologie a basso costo e fuori moda, fuori tempo, le sue invenzioni e il suo racconto, perché appunto l'obiettivo era sempre quello. Quindi non è un artista, è definito artista tecnologico, ma artista tecnologico non significa che è un artista che dipende dalle tecnologie, ma è un artista che utilizza le tecnologie per esprimere una sua visione del mondo. E in questo caso del mondo, è anche una sua proposta di modifica del mondo. Parlando di attivismo, come vi dicevo nella prima parte della mostra, quella di giugno, si parlava di attivismo, si è fatta anche una riflessione su quanto questa tecnica pensata per il teatro ragazzi, per i bambini, sia in realtà una tecnica attivista, perché appunto la tecnica, come vedremo, nasce quasi come una critica e allo stesso tempo una distruzione, una rinascita di quella che è la televisione. Negli anni Ottanta nasce la televisione per i ragazzi e quindi nasce quella commerciale, appunto, con quella che oggi è Mediaset, che ai tempi si chiamava Fininvest, e che in un certo senso tende a plasmare un immaginario dei bambini. Giacomo Verdi con questa invenzione dice:
Io uso la tecnica televisiva non per plasmare un immaginario, ma per far sì che sia il bambino a costruirsi un immaginario. E questa appunto è una sua citazione che ho messo io con un titolo, Demitizzazione delle immagini tra teatro e gioco. Dice Giacomo Verde nel 95, paradossalmente il mito della tecnologia appartiene a un'ideologia pre-tecnologica ed è alimentato da un certo tipo di mercato che sfrutta l'ingenuità di persone che normalmente non usano e non comprendono le tecnologie. Io non intendo competere a colpi di potenza elettronica, ma di intelligenza. Quello che vi dicevo poco fa, che la sua poetica tecnologica è basata sullo tech. Da fine millennio ai teleracconto, fino anche alle mie più recenti opere, è possibile rintracciare un doppio filo conduttore. Uno è quello della bassa tecnologia, l'altro è quella della demitizzazione delle immagini attraverso il gioco e la derealizzazione. La TV non informa, come vogliono farci credere, ma crea solo immaginario astratto. Nel teleracconto mostro da vivo come le cose messe sotto l'occhio della telecamera diventano personaggi fantastici e che tra la televisione e gli archetipi più profondi esistono rimandi vitali e interessanti. E quindi c'è tutto questo. Il teleracconto nasce come una forma di riscrittura del linguaggio televisivo. Inoltre, appunto, il teleracconto è figlio non della tecnologia, come appunto vi dicevo, ma di un teatro, quindi del racconto, prima che della tecnologia, che si confronta in maniera creativa con gli strumenti della comunicazione di massa. E come già avevo anticipato all'inizio lezione, proprio Giacomo Verde, nasce come un attore prima, poi diventa un artista di strada. Con la banda Osiris e quindi si forma realmente in quel teatro del racconto e quasi dell'improvvisazione, che è proprio il teatro degli artisti di strada. E quando a un certo punto capisce, lui dice a un certo punto: mi sono reso conto che il teatro di strada che avevo praticato per tanti anni in realtà non mi dava soddisfazione perché non lo vedevo più come quel teatro popolare, cioè quel teatro che attira le masse. E che cosa c'era negli anni Ottanta che stava diventando cultura popolare? La tecnologia. E quindi mi avvicino, dice Giacomo Verde, alla tecnologia proprio per ritrovare un legame con la gente. E quindi quello che è teatro di strada prende quello che è del teatro di strada tradizionale, lo trasporta all'interno dell'ambito tecnologico e crea il suo nuovo mondo. Gli anni Ottanta però sono degli anni particolari, soprattutto in Italia, sono degli anni di grandissima sperimentazione. Gli anni Ottanta appunto sono gli anni del videoteatro. Qua vi ho riportato a mo' di esempio tre immagini di tre spettacoli famosi del videoteatro italiano. In alto c'è un frame dell'Eneide di Krypton. Krypton fu appunto un gruppo sperimentale degli anni 80. Qui in basso, prologo a Diario Segreto Contraffatto, famosissimo spettacolo di Studio Azzurro. E qui un frame della versione televisiva della Rai dello spettacolo Tango Glaciale di Falso Movimento di Mario Martone. Ora, l'opera di Giacomo Verde naturalmente non rientra propriamente dentro i confini di quello che poi è stato definito videoteatro italiano, seppur ne condivida in parte la vocazione, cioè quello di reinventare il medium elettronico. Ma paradossalmente il teleracconto di Giacomo Verde è una delle poche cose di quel periodo di sperimentazione che non si è fermata con la sperimentazione fino a se stessa di quegli anni, ma ha trovato negli anni, prima negli anni 90, come vedremo con i video fondali, e poi negli anni 2000, riprendendo appunto con le nuove tecnologie del teleracconto, nuova vita, mentre le sperimentazioni di videoteatro di quegli anni si sono, almeno per quegli artisti che le hanno create, si sono più o meno fermate, tranne il caso appunto di Studio Azzurro. Che in realtà appunto in questo spettacolo collaborava con Giorgio Barberio Corsetti, gli altri artisti hanno un po' cambiato un percorso. Ne parlavamo proprio anche alla mostra che la post-avanguardia in un certo senso si è frenata e forse è stato anche il Terzo Teatro, che era un'altra
corrente teatrale di quell'epoca basata sull'antropologia teatrale si è avvicinata alla sperimentazione tecnologica. Mario Martone, appunto, oggi è famosissimo in tutto il mondo, ma sappiamo che si è allontanato da quella sperimentazione a cui aveva dato vita. Allo stesso modo, Giorgio Barberio Corsetti, fondatore della Gaia Scienza, poi ha intrapreso un percorso quasi ritornando un po' nei ranghi teatrali più canonici, seppur quella sperimentazione sicuramente è stata importante. Il teleracconto di Giacomo Verdi invece arriva ed è in uso ancora oggi. L'abbiamo visto appunto in opera nel video. Questa è una definizione che ci dà Giacomo Verdi e questo è un suo schema. Una telecamera riprende delle piccole storie di oggetti animate da un narratore in tempo reale. Un televisore le ritrasmette in diretta come se fosse una potente lente di ingrandimento, ingigantendo le piccole azioni fino a dargli un senso estetico e narrativo altrimenti non percettibile. Si racconta una storia, una fiaba, una storia televisiva che cancella la presunta freddezza del mezzo per inoltrarsi nello spazio ideale del racconto. Così nasce il teleracconto. Quindi, detto in maniera sintetica, è una ripresa in macro di oggetti che attraverso il racconto del narratore e attraverso la potenza immaginativa di chi assiste al teleracconto riescono a diventare qualcos'altro, a raccontare la storia. Vi dicevo che tutto nasce proprio da una sorta di analisi critica che Giacomo Verde fa della televisione. E questo passo è fondamentale per capire appunto il teleracconto. Giacomo Verde molto lapidariamente afferma che la televisione non esiste. Dice: la televisione non esiste, sono solo figurine. È la nostra testa che decide che valore dare a quelle figurine. I telegiornali non danno informazioni, ma raccontano storie, favole e creano un immaginario. Il problema è che la maggioranza dei telespettatori crede alle storie della TV come i bambini credono al lupo cattivo o a Babbo Natale. I bambini a un certo punto imparano a distinguere la realtà dalle fabbe, ma solo pochi adulti sanno distinguere la realtà dalle immagini e così incolpano la TV della violenza dilagante. Invocano regole, protezioni, salvaguardie, guerre sante, ma mai ammetterebbero la loro fede nelle figurine. Sono persone serie, solo questo è il problema. E quindi dice Giacomo Verde, di fronte alla televisione diventiamo noi stessi dei bambini. E quindi dice imparare a guardare la televisione come se fossimo bambini e quindi a discernere nuovamente che cos'è la realtà rispetto a un racconto che ci viene suggerito. E proprio da questa idea, quindi il teleracconto che può essere pensato come un espediente per i bambini, in realtà è un espediente che può avere diversi gradi di lettura, un grado di lettura appunto molto basilare, faccio una storia, uno spettacolo per bambini, poi ci sono dei gradi molto più profondi che sono quelli di riflessione, quindi il teleracconto non è soltanto per i bambini, ma anzi aiuta l'adulto a ritrovare una capacità di discernere all'interno del panorama mediale che ci circonda. E oggigiorno siamo veramente circondati da tantissime immagini. Pensate anche alla storia dei reality. Dal 2000 siamo continuamente invasi da reality in televisione, Grande Fratello, Isola, Fattoria, e chi più ne ha più ne metta. E ci suggeriscono l'idea, proprio la parola reality, ci suggerisce che stiamo assistendo a delle immagini di vita reale. In realtà tutto quello che vediamo è costruito attraverso un copione e il problema è che gli adulti non riescono a distinguere questo. Tanto per esempio che negli anni 2000 furono fatte anche diverse operazioni teatrali di svelamento della falsa realtà dei reality. Mi riferisco per esempio a uno spettacolo che vi invito a cercare, a Flickr del Big Art Group, che tra l'altro è una compagnia che Giacomo Verdi amava molto, che si occupano proprio di mostrare sul palcoscenico teatrale attraverso una tecnica di green screen realizzata in tempo reale e attraverso una messa in immagine in tempo reale, di far vedere come le immagini sono false.
quelle che noi vediamo costruite. C'è il palcoscenico viene diviso in due livelli, sotto abbiamo una serie di schermi, sopra abbiamo gli attori che fuoriescono come se fossero affacciati a un balcone da questi schermi e delle telecamere che li riprendono. E vediamo gli attori mentre compongono le immagini che sono sotto. C'è una scena di un assassino e in realtà vediamo, poi guardando appunto lo spettacolo, che la mano di chi accoltella in realtà non è la mano di chi viene mostrato in video, perché è la mano di un altro attore. Questo per dirci che le immagini televisive vengono costruite ad hoc. Il primo teleracconto, come vi dicevo, è Hansel e Gretel TV. Quando nasce e come nasce? Nasce quasi in maniera fortuita, se così lo possiamo definire. Giacomo Verde viene invitato da Giallomare Minimal Teatro in questo progetto che chiamano molti Hansel e molte Gretel. Scusate, sento un microfono aperto e un disturbo. L'ho silenziato adesso, forse era un utente. Questo progetto, Molti Hansel e Molte Gretel, era un progetto in cui si voleva raccontare la favola di Hansel e Gretel attraverso diversi punti di vista. E Giallomare Minimal Teatro chiede a Giacomo Verde, che in quegli anni si era approcciato alla tecnologia video, di realizzare in video una sua proposta di Hansel e Gretel. Gli anni 80 non erano gli anni che viviamo noi, lo dico a voi che appunto che siete giovanissimi. Oggi se ti chiedono di fare un montaggio, per chi è più esperto in un'ora riesce a fare un mini montaggio. Negli anni 80, a parte appunto accedere alle tecnologie era difficoltoso, non c'erano i software di montaggio, eccetera, non c'era la tecnologia digitale che permetteva di creare un montaggio, quindi era tutto molto più complesso. Girare ed editare un video era un'operazione altamente complessa e che richiedeva molto tempo. E Giacomo Verde si accorge che non ha in realtà tantissimo tempo per realizzare un video su Hansel e Gretel. Ed è da questo evento, da questa situazione, quindi magari anche messo sotto a stretta del dover consegnare qualcosa, che ha questa idea geniale del teleracconto. Utilizzo il video, ma in tempo reale, per raccontare una favola attraverso degli oggetti. Questo è lo schema di Hansel e Gretel TV, disegnato da Giacomo Verde. La telecamera inclinata inquadra in macro una parte del tetto del televisore e l'animatore appunto si trova sul tetto a mostrare gli oggetti. Questa è un'immagine, io vi faccio vedere chiedo a Costanza se ci sono problemi mentre mando il video di dirmelo, però questi sono video brevi, quindi dovrebbe non avere problemi. Vi faccio vedere un piccolo estratto di Hansel e Gretel TV. Questa storia comincia nel tempo che la fame era padrona del mondo e anche un piccolo pezzo di pane poteva sembrare grande e importante quanto un pianeta. Questa storia comincia in un bosco. Dietro questi alberi, in una capanna di legno, viveva un giovane tagliaboschi con la sua seconda moglie. Seguente, prima che tramontasse la luna, sveglia poltroni, sveglia! Dobbiamo andare a tagliare legna nel bosco! A tagliare legna nel bosco! A tagliare legna nel bosco! Sì, a tagliare legna nel bosco! E non perdiamo altro tempo! Presto, in marcia! E andarono per il bosco. Mentre riposavano sotto quell'albero, nel cielo apparve uno strano uccellino bianco.
un uccellino che sembrava dire mangiami, 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 mangiami. Anzi, le greche, che avevano tanta fame, si misero subito a seguire quell'uccellino che mangiami, 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 mangiami. Andò a fermarsi sul tetto di una casa, che però non era una casa normale. No, era una casa tutta da mangiare. Acci picchia, anzi le grete non credevano ai propri occhi. Anzi, le allungò subito una mano, le sta con pezzo e cominciò a mangiare. Com'era buona quella casa. Pecchietta era una strega cattiva, dagli occhi rossi e dalla vista corta, che attirava i bambini nella sua casa per ingrassarli e mangiarseli. Quindi adesso è ancora più chiara l'idea che vi dicevo, e anche il kit che vi ho fatto vedere ad apertura del teleracconto, dove c'era la noce, il cracker, il bacio perugina e la scatola del tonno. Come vedete, è soltanto grazie al racconto e alla ripresa che ci si può immaginare che questi oggetti diventino altro, quindi che il guscio della noce possa diventare il viso rugoso della strega cattiva, che le dita di Giacomo Verde stesso, le sue dita appunto nodose e grandi, siano gli alberi di questa foresta, e che la casa, che è un cracker appunto, quello di una nota marca con la casetta disegnata, sia la casetta di marzapane che può essere mangiata. Quindi questa è appunto l'idea del teleracconto. L'invenzione sin da subito viene pensata come qualcosa appunto di importante, però ci si chiede subito qual è il futuro del teleracconto. Cioè, dopo che Giacomo Verde realizza questo primo spettacolo, si chiede che cosa ne sarà, se tutto si ferma lì o se ci può essere un seguito. Dice, adesso è una dichiarazione dell'epoca, adesso non mi sento di fare previsioni precise sul futuro del teleracconto. In questo momento c'è un interesse crescente da parte della televisione e dell'editoria home video. C'è un'ipotesi di sperimentazione in campo psicoterapeutico, immense possibilità di attività didattiche, come annunciava Niapucci nel suo scritto, forse anche un libro artistico, e naturalmente altre ipotesi di teleracconto. Personalmente non credo a un evento straordinario che possa lanciare il teleracconto. Mi immagino piuttosto un lavoro lungo e quotidiano di avanzamento e approfondimento, anche perché attorno alla televisione, all'elettronica, alle sue immagini, l'analfabetismo è immenso, sia da parte degli artisti che del pubblico. Ancora oggi c'è chi si meraviglia di come le cose riprese dalla telecamera possano essere viste in video. Non è uno scherzo, è vero. E rispetto al dilemma se il teleracconto sia o no teatro, lascio ai posteri l'ardua sentenza. Vi pongo di attenzionare questa frase adesso, perché poi Giacomo Verde qualche anno dopo affermerà totalmente il contrario. Dice, per me non lo è. Cioè, per lui non è teatro, perché è qualcosa di altro che sta nascendo. Affonda le sue radici nel teatro, ma va in una direzione ancora tutta da verificare. Comunque la maggioranza del pubblico non si pone questo problema, e se i teleraccontatori sono in forma si gode la performance e basta. Ci sta dicendo fondamentalmente che se il teleracconto è teatro o non lo è, siamo spesso noi studiosi e critici che ci interroghiamo su cose che magari il pubblico non si chiede. E contemporaneamente alle sue giuste perplessità iniziano a interrogarsi diversi studiosi che in quegli anni ritrovano, si appunto circondano Giacomo Verde, appunto come Antonio Attisani, che fu uno dei più lungimiranti all'epoca, perché capì sin da subito che questa invenzione era di grande portata. Dice appunto, sul versante critico siamo negli anni 90, nel 1990, nessuno sembra disposto finora a riconoscerne il grande valore del teleracconto. E poi curiosamente, mentre tra i detrattori primeggia il partito di coloro che negano la natura teatrale,
del teleracconto, tra i sostenitori si sostiene la stessa cosa, che non è teatro. Invece io credo che siamo di fronte a una rarissima, oltre che positiva, invenzione linguistica teatrale. Nel teleracconto, infatti, il narratore, l'attore, si esprime usando un supporto e il video. È il supporto la novità, supporto come la maschera o la marionetta, supporto che impone o crea una propria sintassi, ma che non elimina l'attore e con esso il suo sapere, la sua tecnica, la sua responsabilità. Ma la prima apparenza lo ha spinto verso il teatro di figure. Già nel teatro di figure moderno si è fatto l'errore di credere che non vi fosse bisogno di attori, senza considerare che anche colui che muove una figura è un attore. Anche chi manipola e non parla è un attore, perché è lui il padrone del tempo e della percezione, è lui la parte vivente dell'opera, il maieuta dell'arte dello spettatore. Ecco dunque, il teleracconto è una specie teatrale a pieno titolo. Il video qui è come il bastone della Edo, non è senso e magia, ma lo strumento del senso e della magia. Se si parla di teleracconto è perché nella malizia dei suoi primi autori questo termine sta per teleracconto io le storie. Questo io è l'attore autore, ma il valore dell'invenzione linguistica dipende anche da altri fattori. Penso per esempio allo stile evocativo e non realistico imposto alla composizione video. Insomma, un allontanamento dalla direzione dal realismo in direzione della fabula, di un raccontare che suscita nello spettatore immagini proprie. E questo passaggio viene da uno scritto che raccolto dentro appunto gli scritti del teleracconto, e se siete curiosi di leggere tutti gli scritti del teleracconto li potete trovare pubblicati nel numero 1 della rivista Connessioni Remote dell'Università di Milano, una rivista appunto diretta alla professoressa Monteverdi, appunto in open access, e come appendice del numero 1 ci sono pubblicati tutti questi scritti. E proprio questo scritto viene chiamato da Tisani la maschera elettronica. Quindi fa un paragone addirittura tra il teleracconto e il teatro greco per certi aspetti, cioè il video diventa come la maschera dell'attore. E qui lo dice appunto, fa il paragone anche col teatro di figura, cioè il teatro di figura, quello appunto delle marionette, ma anche delle sagome, non è un teatro che si fa da sé. Anche chi manovra le figure, seppur non parli, è un attore che gestisce gli elementi in scena, così come Giacomo Verde gestisce l'elettronica. E il video in questo caso diventa la maschera che l'attore del teatro greco portava in scena. Dopo Hansel e Gretel TV si sviluppano, e questo appunto è il primo gruppo di teleracconti, altri 5 teleracconti. Quindi i teleracconti delle origini sono 6. Il primo appunto è Hansel e Gretel TV, e poi ne seguono altri 5 che Giacomo Verde realizza di volta in volta con altri personaggi del panorama teatrale di quell'epoca, e in particolare con personaggi che si muovono nell'ambito del teatro ragazzi. Sicuramente una delle collaborazioni più importanti di Giacomo Verde è quella realizzata con Giallomare Minimal Teatro, che furono tra l'altro coloro che commissionarono la versione appunto Hansel e Gretel TV per quel festival Molti Hansel e Molte Gretel. E con Renzo Boldrini e Vania Pucci inizia questa stretta collaborazione e nascono diversi teleracconti. Uno di questi è Lieto il fine. Lieto il fine, che è tratto dalla Sirenetta di Andersen. Qui c'è lo schema e mi ricollego alle parole che Vania Pucci ci ha regalato per l'inaugurazione della mostra, la terza inaugurazione, appunto quella che vi dicevo all'inizio, di venerdì scorso. Vania Pucci appunto ci ha restituito, ci ha raccontato il suo rapporto con Giacomo, e ci ha raccontato anche delle difficoltà che hanno avuto quando stavano realizzando questo teleracconto. È un teleracconto appunto che deve essere ambientato per forza di cose sotto il mare, perché appunto tratta della Sirenetta di Andersen, e raccontava Vania Pucci in questo video che all'inizio Giacomo aveva utilizzato lo schema tradizionale del teleracconto, quello di Hansel e Gretel, la telecamera dall'alto che riprende gli oggetti e li ingrandisce in macro.
In questo caso avevano pensato di utilizzare un bicchiere con dell'acqua e quindi inserire degli oggetti dentro il bicchiere per raccontare la favola di Andersen. E questo all'inizio, appunto, questo schema non funzionava. Non succedeva nulla, non aveva nessuna potenza immaginifica, cioè lo schema di Hansel e Gretel TV applicato a questo racconto. E Giacomo si inventa una cosa che, appunto, sempre pensando e ripensando a che cosa potrebbe essere più consono per far funzionare le cose, come vedete nello schema, si inventa la telecamera capovolta, una cosa appunto che nessuno aveva mai fatto, quindi non viene più ripreso l'oggetto dall'alto ma dal basso, quindi in un certo senso entra dentro il bicchiere e l'acqua realmente diventa l'elemento predominante di questo teleracconto. Vi faccio vedere anche un breve estratto di questo teleracconto, così vedete anche appunto qual è il risultato di questo primo. Di questa prima trasformazione del teleracconto. Non aveva visto mai nessuno così bello e se ne innamorò immediatamente. E non si accorse che il cattivo tempo arrivava e che dal fondo del mare un rombo saliva, una tempesta inimmaginabile. La nave sembrava volare in cielo. I marinai affogarono. Dammi quella. Posso dirgli che l'amo se non avrò la voce? I tuoi. La piccola sirena allora si allontanò per prendere coraggio e poi offrì la sua piccola lingua rossa. Quindi avete visto soprattutto nei primi fotogrammi, appunto, come la ripresa dal basso dia appunto questa, poi in video, questa apertura dentro questo fondale marino. Questo teleracconto è importante, insieme a quelli anche che vengono dopo, proprio perché ci fa vedere come Giacomo Verde non fosse, non si bloccasse all'invenzione, ma sperimentasse sempre cose nuove. Tutti i teleracconti, questi sei teleracconti, dal primo all'ultimo, presentano sempre una trasformazione rispetto a quello che lo precede, una invenzione diversa, o sul piano strettamente narrativo o sul piano strettamente tecnico, ma entrambe le cose hanno comunque sempre una relazione, perché come abbiamo visto già qui, la trasformazione tecnica ha gli effetti sulla dimensione narrativa. Il prossimo, questo è sempre dell'89. L'altro teleracconto, quindi il terzo, realizzato sempre nel 1989, viene realizzato da Giacomo Verde con Adriana Zamboni e Lucio Diana, si chiama appunto In colore ed è tratto appunto da Senza colore di Italo Calvino. Anche in questo teleracconto c'è un avanzamento, un desiderio di imprimere una vivacità nella narrazione stessa. Come vedete, lo schema ritorna a essere tecnico, quello di Hansel e Gretel TV con la telecamera che riprende dall'alto, ma non ci sono soltanto gli oggetti a essere ripresi, ma sotto la telecamera c'è un rullo, che vedete anche in questa immagine, con dei disegni di Lucio Diana che scorrono lungo questo rullo e fungono quasi da microscenografie per questo teleracconto. Grande cambiamento, tanto attento l'avevate fatto sulla terra. Adesso c'erano aria, acqua, suoni, e il mare azzurro, appena nato, il sole, colorato anche lui tramontava.
sentiva cominciava la sua danzata. Incandescente, ribollente, in abito prismatico allungato e da una piccola crepa, giù in basso a sinistra, venne fuori molto timidamente un amico di Sasso, che dette un'occhiata e ritornò dentro in tutta fretta perché lui sì che aveva paura. Poi con una scossa più violenta incominciò ad uscire una strana nuvola di gas, mai vista prima. Pareva che una grande mano la tirasse fuori con fatica dalle viscere della terra. Il paesaggio cominciò ad annebbiarsi. Quindi avete visto appunto anche all'opera trasformazione tecnica, e questa trasformazione tecnica continua anche nel quarto teleracconto, che è del 1990 e che vede Verde collaborare con Vania Pucci di Giallomare Minima al Teatro, quindi della narratrice del secondo teleracconto, sia con Adriana Zambone e Lucio Diana, che sono tra gli ideatori del terzo teleracconto, e lo fanno in questo teleracconto chiamato Consumazione Obbligatoria, che è tratto dal testo teatrale di Giuliano Scabbia, una fantastica visione. In questo caso la situazione tecnologica si complica. Come vedete abbiamo due telecamere che riprendono gli oggetti in macro e le telecamere sono incrociate rispetto agli schermi. Quindi la A1 è collegato con lo schermo incrociato e A2 con l'altro schermo. E si crea appunto questa narrazione incrociata. Vi faccio vedere anche in questo caso un breve filmato, così vi rendete conto anche di come la scena cambia. Preparava tutto e si metteva a tavola. E aspettava suo marito che puntualmente arrivava. Lui era un tipo un po' chiuso e assomigliava stranamente al macellaio. Quel giorno a tavola c'era anche il loro figlio studente. Ma come sei cresciuto! E giocava in una squadra di basket speciale. Sara, ma non mi somiglia affatto. È anche Verde, pacifista e vegetariano. Non cominciamo a parlare di politica, eh? Sentite piuttosto. Che cosa ho sognato questa notte? Ho sognato la barca, quella del bosco morto, che trasportava un carico di viaggiatori, un po' felici ma anche un po' timorosi. C'è la crisi, qualcuno mormorava. Vi faccio vedere anche gli altri brevemente, poi appunto prosegue il quinto teleracconto, lo realizza con Flavia ed Andrea Matteo, si chiama La regina dei mostri, in questo caso c'è una sola videocamera, abbiamo questo piatto girevole con delle micro scenografie che quindi implementano ancora di più il discorso della narrazione. E l'ultimo teleracconto di questa prima tranche di produzione è Bocca Scena, uno spettacolo appunto di Giallomare Minima al Teatro che è stato recentemente ripreso da Vania Pucci, in cui appunto ritorna allo schema della telecamera invertita e in cui stavolta non è tanto l'oggetto a essere l'elemento di costruzione della narrazione, ma è il narratore stesso che diventa al tempo stesso narratore e personaggio della storia, perché come vedete viene inquadrata, questo è il viso di Vania Pucci, dell'attrice, e la telecamera lo riprende capovolto, quindi questa è la bocca, questo è il suo mento, e quindi la bocca capovolta diventa un elemento per costruire il racconto. Vi faccio vedere brevemente un estratto di Bocca Scena e poi proseguiamo con i doppi del teleracconto. Nessuno? Ma che strano nome, ma
mi hai dato da bere? Che mi hai dato da bere? Nessuno, non ti vedo più. Mi gira la testa, mi gira la testa. Lolina, chi si è seduto sulla... Quindi vediamo che nell'arco di pochissimi anni, dall'89 al 91, c'è un'intensa produzione, un'intensa ricerca, tanto appunto che anche il progetto dei teleracconti viene accolto da diversi festival, tra cui il Festival di Sant'Arcangelo, che ospita proprio in quegli anni, diventa la casa del teleracconto, in cui appunto, oltre a presentare alcuni di questi teleracconti, viene creato proprio un laboratorio di sviluppo e di ricerca sul teleracconto stesso. E qui ritorna la riflessione di Giacomo Verde. Dopo Boccascena cosa succede? Dice: il teleracconto è appena nato e per fortuna non è ancora possibile tracciare delle regole, proporre delle strutture di comportamento e composizione definitive, ma si possono solo fare alcune riflessioni sull'esperienza fatta fino a questo momento. Certamente è un modo di fare teatro con degli oggetti, se ancora è teatro, del tutto nuovo, che ci ha portato ad affrontare problemi inediti di drammaturgia e realizzazione delle immagini. Problemi ancora aperti a numerose possibilità di soluzione. Quindi, dopo appunto questo periodo intenso, Verde riconosce appunto, rispetto a prima, che comunque c'è un'anima teatrale in questa invenzione, e che comunque è qualcosa di aperto. Appunto lo sguardo degli studiosi attisani, l'abbiamo detto, della maschera elettronica, c'è anche appunto quello di Carlo Infante, che avevo accennato all'inizio, anch'egli riconosce sin da subito la natura teatrale di questo linguaggio, appunto questo rapporto, come potete leggere, come lui dice, si crea una condizione di percezione teatrale simile a quella del microteatro, dove l'uso di oggetti, marionette o burattini produce simulazioni di esemplare risoluzione scenica. Quindi ci sono diversi studiosi che in quegli anni, in maniera quasi lungimirante, riconoscono non solo la natura teatrale del teleracconto, ma soprattutto la possibilità che il teleracconto non muoia con quelle primarie sperimentazioni, ma possa diventare un linguaggio aperto e a diversi appunto artisti che possono lavorarci. La prima fuoriuscita dal teleracconto avviene proprio al Festival Scenari dell'Immaginario, quel festival appunto che vi dicevo, a cui appunto diretto da Carlo Infante a Narni, a cui Giacomo Verde prende parte per diverse situazioni. E qui in queste immagini possiamo vedere già una prima fuoriuscita del teleracconto dal teleracconto stesso. In che senso? Hansel e Gretel appunto era il dito di Giacomo con queste codine a rappresentare appunto la bambina, diventa per il Festival Scenari dell'Immaginario del 1990, diventa la presentatrice. Viene realizzato appunto quasi una sorta di promo programma del festival, in cui Gretel intervista i vari protagonisti del festival, di coloro che parteciperanno e prenderanno parte al festival. E questa è una trascrizione che ho fatto dal video in cui Giacomo Verde ci racconta che cosa è successo. Dice: questa è una strana televisione, la televisione di HGTV. È una televisione che non ha un presentatore normale, ha uno strano presentatore, anzi presentatore, bisogna andare a cercarla. E qui inizia a giocare con le mani. Se mi seguite un attimo, se seguite questa mano, andiamo a trovare questa presentatrice. Questa presentatrice, perché parla anche meglio di me, perché vedete io mi impapero. E come vedete dall'immagine, appunto, nasce questo gioco tra
Gretel e i protagonisti che realizzeranno i loro lavori all'interno del festival. 1992 accade la prima trasformazione importante ed epocale del teleracconto, che ci porterà poi a definire realmente che cos'è il doppio, i doppi, che cosa sono i doppi del teleracconto. Ed è sempre uno spettacolo di Giacomo Verde che si chiama Riimmagini d'Eco del 1992. Non c'è nessun racconto in questo, chiamiamolo teleracconto, come lui stesso anche lo definisce nella scheda tecnica. Non è la favola in questo caso ad essere protagonista, ma è l'immagine stessa. Vi faccio vedere un piccolo filmato dell'epoca di Rai 3, del telegiornale di Rai 3, e ho scelto questo perché racconta in poche parole che cos'è Riimmagini d'Eco. Scusate. Parto che non è questo. No, era quello, scusami. Yourself incoraggiavano gli slogan punk e Giacomo Verde ha realizzato la sua piccola follia, si è fatto la sua televisione. Basta con i telegiornali, gli spot e i varietà. Nelle sue mani il nostro caro elettrodomestico si è trasformato da passivo riproduttore dell'esterno a mezzo espressivo di se stesso. La televisione può dunque raccontarci cose davvero mai viste, come Riimmagini d'Eco, il teleracconto che Giacomo Verde ha presentato a Marghera nel teatrino di Via Pasini e che tra qualche giorno sarà riproposto a Venezia nell'ambito del Carnevale. Nato e cresciuto davanti alla TV, ma ispirato dagli astrattisti dei primi del secolo, Giacomo Verde è l'inventore di una televisione povera e poetica, realizzata per così dire in diretta davanti al pubblico, senza trucchi di nessun tipo. Prima di dare il via allo spettacolo, l'artista, che è trevigiano di adozione, spiega i procedimenti tecnici che lo rendono possibile. L'obiettivo inquadra un piccolo televisore a cristalli liquidi che ritrasmette lo stesso segnale della telecamera. Tra questi due oggetti, le dita di Giacomo Verde si muovono sapientemente e nascono così ipnotici universi di fantasie luminose. Nel teleracconto Riimmagini d'Eco, le forme sullo schermo sono accompagnate da musica, il che a volte risulta forse superfluo o discutibile dal punto di vista dell'associazione suono-immagine. Ma è proprio su questo punto che si sta evolvendo la ricerca del giovane artista. L'idea che mi interessa fare è provare a togliere la musica, in un certo senso, a fare qualche cosa di più sola immagine, e dove non so bene dove la qualità e la comunicazione dell'immagine sia ancora più forte, più cruda. Non so qual è l'altro termine usare, adesso mi è crudo. Cioè, in realtà lui dice qui che non sa dove vuole arrivare, in realtà lo sapeva già benissimo, perché da qui, da Riimmagini d'Eco, poi nasce quello che chiamerà video fondale, adesso lo vedremo. Che cosa succede in Riimmagini d'Eco? Una telecamera riprende un piccolo monitor a cristalli liquidi che sta trasmettendo allo stesso tempo quello che la telecamera riprende. Quindi è l'immagine che parla dell'immagine. C'è una nuova soluzione tecnica permessa dall'avanzamento tecnologico. Adesso la videocamera permette di produrre degli effetti elettronici sul video. Quindi l'immagine catturata dalla telecamera, trasmessa dallo schermo, viene manipolata attraverso le funzioni elettroniche della videocamera da Giacomo Verde, in combinazione appunto con la musica. Dice appunto Giacomo Verde rispetto a Riimmagini d'Eco:
quando facevo Rimagini il Deco dicevo al pubblico: voi siete venuti a teatro e vi farò vedere la televisione. Comunque sarà una televisione che non potrete mai vedere a casa vostra, ma solo in teatro. E iniziavo la performance, che consisteva nella realizzazione dal video di 5 videoclip ottenuti rielaborando su musiche etniche il loop video creato tra la mia videocamera e un piccolo TV a cristalli liquidi. Nei miei lavori la TV è in scena. Oltre a mostrare cose altrimenti non visibili, punti di vista inediti di cose e azioni, mostra anche le proprie capacità di trasfiguratore creativo della realtà. Dimostra che ciò che appare in TV non è appunto la realtà, ma la sua trasfigurazione in immagine. Quindi succede questo. Vi stavo dicendo appunto che in realtà Giacomo Verde aveva, quando appunto in quell'intervista dice voglio togliere la musica, voglio soltanto che l'immagine parli da sé piuttosto che avere un accompagnamento musicale, stava già lavorando e in quegli anni, negli anni 90, soprattutto alla fine degli anni 90, sviluppa una tecnica che chiama video fondale, da non confondersi con l'idea del video fondale così come ci si può aspettare, cioè un'immagine proiettata alle spalle di un attore in uno spettacolo teatrale, come ce ne vedono tante, ma il video fondale è il primo figlio del teleracconto che nasce per il tramite di Rimagini Deco. Che cosa succede con il video fondale? Giacomo Verde collabora con diversi artisti, con diversi attori, con diversi poeti. A un certo punto si trova a Tokyo per un festival di poesie, ha delle difficoltà tecniche a realizzare appunto la sua tecnica di teleracconto con la manipolazione di immagini. Allora chiede ai poeti che doveva accompagnare per l'Istituto Italiano di Cultura di dargli degli oggetti che per loro erano significativi rispetto alle loro poesie. E che cosa fa? Utilizza appunto la tecnica del teleracconto, perché prende quegli oggetti degli artisti e li trasforma in li destruttura, quindi non vediamo quasi più gli oggetti nel fondale, ma vediamo altre cose che accompagnano la poesia. E cosa ancora più importante, tutta questa operazione non è nascosta in una regia fuori dal palcoscenico, ma la manipolazione degli oggetti che Giacomo Verde fa sotto la telecamera attraverso anche l'aggiunta di degli effetti elettronici viene fatto davanti al pubblico. E questo fondamentalmente è quello che racconta in questo ultimo saggio che ha scritto per il libro della professoressa Monteverdi, quindi se avete questo libro lo potete trovare quest'ultimo saggio di Giacomo Verde 2020 nel libro Leggere uno spettacolo multimediale, in cui appunto racconta la storia del video fondale. Queste sono appunto l'evento che vi dicevo di Tokyo, questo è sempre il suo racconto che viene sempre da quel testo, e queste sono alcune immagini di questo evento a Tokyo del 2001, e come potete vedere dalle immagini si perde completamente la natura reale dell'immagine, perché appunto l'obiettivo è proprio questo, quello di denaturare l'immagine e di dargli l'oggetto e di dargli in immagine una nuova connotazione. Questo appunto ho voluto una delle immagini più famose di Giacomo Verde mentre realizza un video fondale. Questo è uno scritto interessante che ci fa capire qual è il sentimento di Giacomo Verde rispetto alle immagini e perché ha compiuto il lavoro con Rimagini Deco, che poi trova ampia applicazione nei video fondali che vengono utilizzati per diverse situazioni, non solo nelle poesie ma anche a teatro. Per esempio al Teatro Argentina con Nanni Balestrini, poi viene utilizzato anche per l'opera del regista Pizek sull'opera di Brecht su Magonni. Quindi
i video fondali iniziano ad avere un'ampia diffusione in diversi, chiamiamoli tra virgolette, generi teatrali. E questo è appunto quello che pensa Giacomo dell'immagine. A me interessa provocare emozioni, non solo riflessioni. La cosa importante è che le immagini astratte sono più ecologiche di quelle figurative. Propongo un'esperienza diretta con la percezione visiva senza dare l'illusione di rappresentare il reale. La confusione tra immagine e mondo è uno dei grossi disastri ecologici del nostro tempo. Ho sempre pensato che il valore delle immagini video stia prima di tutto nel loro essere comunque astratte. Ho iniziato scarabocchiando le immagini dei telegiornali in modo da astrattizzarle fino alla perdita completa della riconoscibilità del soggetto ripreso, che è quello che fa con gli oggetti nei reading di poesie. Con RI, si riferisce a Rimmagini d'Eco, volevo verificare la possibilità di tenere l'attenzione dello spettatore, di comunicare senza dover rappresentare cose, mostrare storie conosciute. Ha funzionato con pubblici diversi perché ho trovato forme archetipiche che ho accompagnato con musiche etniche riconoscibili. Il fatto è che le immagini di per sé non significano niente. Sotto un'immagine c'è come una griglia, una forma geometrica archetipica che la sostiene. Queste sono, in un certo senso, le immagini astratte che intendo, ma bisogna saperle leggere. Quindi vediamo anche in questa riflessione con Rimmagini d'Eco che c'è quasi un primo scollamento dal teleracconto per quanto riguarda il campo della narrazione. Quindi inizia a preferire immagini astratte e non figurative, proprio perché le immagini astratte di per sé non hanno un significato compiuto, ma riescono appunto a provocare riflessioni ed emozioni in chi le osserva. Quindi da Rimmagini d'Eco fino appunto ai video fondali, Verde si stacca dalla componente narrativa in senso appunto più teatrale del termine, quindi da questa sua anima di cantastorie, e diventa quasi l'archetipo della figura del VJing, cioè di colui che racconta qualcosa per immagini, tanto che appunto in quel saggio che vi dicevo lui parla di video fondali e VJing al tempo stesso. Queste sono appunto alcune immagini, l'elettro di Nanni Balestrini, questa è un'immagine di stanze di Aldes, dello spettacolo appunto Stanze, realizzato con Aldes Roberto Castello, era uno spettacolo di danza in cui appunto Verde creava i suoi video fondali. Vi faccio vedere soltanto brevemente uno dei tanti video fondali, vi faccio vedere appunto questo di Stanze. Troviamo in questa sequenza di immagini che sono i video fondali di Stanze del 2005 questa idea appunto di natura astratta delle immagini che praticava Giacomo Verde. E con Stanze siamo passati al nuovo millennio, e al nuovo millennio nascono i figli del teleracconto, quelli veri e propri. Uno dei primi figli del teleracconto nasce da Giacomo Verde stesso, ed è questo uno dei suoi ultimi spettacoli, realizzato nel 2016, L'albero della felicità, versione grande, cioè da... e poi ci sono delle versioni più piccole, poi vi dirò appunto come funziona l'ologramma, che lui rinomina come il piccolo melo incantato. Vi faccio vedere un breve trailer di questo... di questo spettacolo e poi ne parliamo.
questo schermino che dà l'illusione che lei sia in presenza in questa villa. C'era una volta una povera donna. E questa donna era così povera che doveva lavorare continuamente. Questo spettacolo in realtà tecnicamente è molto semplice. Siamo nel 2016, quindi uno spettacolo abbastanza recente. In un periodo in cui l'ologramma, il videologramma è qualcosa di già sviluppato, oggi ancora di più, schermi olografici, apparizioni di personaggi, c'è uno spettacolo leggendario, non so se l'avete visto, in cui fanno un concerto di Michael Jackson che ritorna sotto forma di ologramma. Ma Giacomo Verde continua la sua battaglia contro l'high tech. C'è un'intervista bellissima che potete trovare sempre su Connessioni Remote, in cui lui dice che la società ci fa credere che noi non abbiamo diritto di sperimentare perché non abbiamo i soldi per poter accedere alle grandi tecnologie. Ci vogliono far credere questo, e quindi solo pochi eletti possono sperimentare. E quindi se noi non possiamo sperimentare con le nuove tecnologie, io sperimento con quelle a basso costo e cerco di realizzare le cose che con le alte tecnologie costerebbero tantissimo di più. Che tecnica utilizza? Utilizza una tecnica teatrale antichissima, quella del Pepper's Ghost, il fantasma di Pepper. Era una tecnica che permetteva in teatro l'apparizione dei fantasmi. Vediamo, perché non ho messo lo schema, per farvi vedere c'è un'incisione del Pepper's Ghost. Questa è l'immagine famosa del Pepper's Ghost. Vedete, nel sottopalco si nasconde l'attore con un proiettore di luce, viene illuminato, uno specchio inclinato trasparente viene messo appunto su questo buco, e il riflesso provocato dallo specchio crea l'illusione dell'apparizione del fantasma. E Giacomo Verde utilizza questo stesso strumento. Ora qui nella slide non ho messo per dimenticanza lo schema dell'albero della felicità, ma ve lo becco subito in un mio saggio, che se volete potete leggere, che parla appunto del,
del teatro di Giacomo Verde, sulla rivista Arabeschi. Questo è lo schema, scusate, di questo albero della felicità. Questo è Giacomo Verde, aveva questa sorta di banco. Dentro questo banco c'era un televisore a schermo piatto che trasmetteva contenuti in 3D, e questo specchio rifletteva le immagini, le faceva apparire, e lui appunto si relazionava direttamente con le immagini. Vediamo appunto che c'è una vera e propria connessione: lui entra dentro le immagini, già dialoga con le immagini, quindi c'è una sorta di recupero della narrazione in questo spettacolo, e quindi anche questo può essere considerato un figlio del teleracconto. Questa è la versione che vi dicevo più piccola del Melo Incantato, dove questo sistema più complesso e grande viene sostituito da una piccola piramide inclinata che viene posta su un tablet e fatta appunto in versione più piccola, quasi da casa, da camera, oppure con una piramide più grande per dei teatri o per un teatro di strada, permette appunto l'apparizione degli ologrammi. E questo è una foto della versione piccola con la piramide, con gli ologrammi. E da qui nascono i figli del teleracconto, cioè nel senso che oltre a Giacomo Verde, negli anni altre compagnie hanno continuato a utilizzare questa tecnica e aggiungendo di volta in volta qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Sicuramente qui uno di coloro che persegue la tecnica del teleracconto, perché è stato tra l'altro dall'inventore, è Giallomare Minimo al Teatro. Qui vediamo un esempio appunto di trame su misura di Giallomare Minimo al Teatro, in cui Renzo Boldrini, che in questo caso fa appunto la parte del narratore, ha come sottopancia questi disegni che compone appunto, che vengono composti per applicazioni di strade, che vengono ingranditi sullo schermo. Sicuramente un altro tra coloro che hanno contribuito alla sperimentazione del teleracconto, che abbiamo visto appunto all'inizio mostrandovi i fiori rossi sulla pelle, è sicuramente il teatro La Piccionaia con Carlo Presotto, e questo è lo spettacolo tra cui ho collaborato con anche Giacomo Verde del 97, Storia di una gabbianella e del gatto, che le insegnò a volare. Vi era appunto una sorta di struttura creata con delle valigie, un libro che fungeva da un elemento che veniva inquadrato per creare appunto il teleracconto. Quindi Giallomare Minimo al Teatro, La Piccionaia dall'altro, sono coloro che ancora oggi continuano a portare avanti la tecnica del teleracconto, però sono dei collaboratori stretti di Giacomo, cioè hanno contribuito all'invenzione, alla sperimentazione. Oltre appunto a questi due esempi, ci sono degli esempi che sono diciamo staccati da Giacomo. Spesso non conoscevano Giacomo, spesso non conoscevano la tecnica, però l'hanno utilizzata. Vi porto soltanto alcuni esempi per farvi vedere appunto questo mondo di teleracconto che esiste tutt'oggi. Uno degli esempi è appunto Zaches Teatro, che realizza Sibilla Tales. Vi faccio vedere brevemente un trailer per farvi capire di che cosa si tratta e poi ne parliamo brevemente. Thank you.
Allora, questo è uno spettacolo del 2020. Con questi spettacoli, questi ultimi tre spettacoli, quattro credo che vi farò vedere, entriamo nell'epoca del lockdown e quindi del Covid. Per sottolineare quanto la tecnica del teleracconto sia stata fruttuosa proprio per gli artisti teatrali in epoca di lockdown. Io ritengo, poi qualche altro potrà correggermi, avendo seguito la vicenda teatrale durante il lockdown, è l'unica forma innovativa di teatro durante il lockdown è stata quella del teatro ragazzi. Tutti gli altri teatri hanno proposto repliche, cioè trasmissioni streaming o in on demand di spettacoli che avevano, o riprese in tempo reale in maniera tradizionale del teatro, non hanno saputo sfruttare, forse era anche difficile sfruttarlo, l'online per realizzare teatro nuovo, non mostrare filmati d'archivio. Il Teatro Ragazzi, e grazie al teleracconto, ha fatto questo. Questo è uno spettacolo, appunto, che vi dicevo, del 2020, nasce inizialmente con l'idea di essere un teatro, uno spettacolo da realizzarsi in presenza. Con la chiusura dei teatri, Zaches Teatro lo adatta al linguaggio del web, al linguaggio della webcam, al linguaggio delle telecamere. Quindi viene trasmesso online e vediamo appunto in esso il principio del teleracconto, con la differenza che adesso ci sono telecamere multiple che esplorano tutto lo spazio e che la telecamera del teleracconto non è più quella che viene proiettata sul tavolo, ma diventa la webcam del computer o la telecamera collegata al computer, perché appunto con la webcam è un po' scarsina come qualità, la telecamera collegata dagli artisti al computer che trasmette in tempo reale il segnale non più su un monitor o su un proiettore in tempo reale, ma sul web, per un pubblico di bambini che assiste online allo spettacolo. Quindi vediamo che il teleracconto assume un'altra forma e si plasma rispetto al linguaggio del web e alle difficoltà che si sono create. E questo è uno di questi spettacoli. Un altro figlio del teleracconto è questo spettacolo, Il gatto con gli stivali, un racconto per il digitale prodotto da Amsirago Residenze e realizzato da Marco Ferro. Anche qui faccio vedere un breve estratto. Il gatto è un essere misterioso. È misterioso perché è autonomo, ma al tempo stesso ama essere accudito. È una creatura selvatica, ma è anche un perfetto animale domestico. È aggressivo, talvolta, ma può essere squisitamente mansueto. Insomma, in poche parole, il gatto è un essere contraddittorio. Il gatto è senza ombra di dubbio un essere elegante, nobile, raffinato. Ma è altresì una creatura molto astuta. Spesso. Anche questo spettacolo nasce da tecniche artigianali, vedete, teatro di figura, teatro ritagliato con la carta, ma nasce anche questo proprio in funzione appunto di un racconto per il digitale, cioè nasce ed è pensato per il linguaggio della videocamera che riprende lo spettacolo, non tanto che lo riprende, ma che costruisce lo spettacolo come occhio interno allo spettacolo stesso per restituirlo all'esterno. Un altro caso interessante, siamo verso la chiusura perché mi sto tenendo proprio per lasciare il tempo per le eventuali domande,
è questo spettacolo del gruppo spagnolo Agrupación Señor Serrano, che realizza un progetto che si chiama Olympus Kids, in cui ripensa alcune figure dei miti greci. E questo è l'episodio, appunto, Prometheus. Sotto potete vedere un'immagine dello spettacolo realizzato in teatro, e quindi stile teleracconto, un tavolo, gli oggetti che sono appunto questi oggetti Lego ripresi da una videocamera che riprende in macro gli oggetti e vengono mostrati sullo schermo. Anche in questo caso, cosa succede durante il Covid, durante il lockdown? Che anche in questo caso Agrupación Señor Serrano adatta questo racconto per il digitale. Qui vedete adesso il set che ha in casa Agrupación, e quindi i modellini e tutto, una videocamera che riprende e l'immagine appunto che viene restituita. Vi faccio vedere brevemente questo e concludiamo. Vi faccio vedere la versione online. Por cierto, por si no lo tenéis, me tenéis a mí en pantalla grande, todos me veis a mí en pantalla grande, ¿sí? Caso si utilizza la tecnologia del teleracconto per creare la narrazione, oltre appunto a creare incursioni nel web, come avete visto, cioè da casa si riescono a sfruttare, cioè si riesce a creare uno spettacolo che non vuole essere il sostituto dello spettacolo teatrale, ma è un'altra cosa, cioè qualcosa che potenzialmente potrebbe esistere al di là del Covid, perché cioè è una forma teatrale che si è sviluppata grazie, detto tra virgolette, perché poi non so se è un bene averlo avuto, al Covid, ma che può avere sicuramente un riscontro al di là del Covid. E vi mostro solo le immagini di altri due spettacoli. C'è anche questo spettacolo, Into the Woods, La finta nonna, di Montanini, Di Maio e Albertini. Ve lo accenno perché è stato tra i vincitori di un importantissimo progetto che è nato anche questo durante il Covid e che per fortuna sta continuando ad andare avanti, che è Residenze Digitali, che è un progetto a cui appunto fanno capo i teatri della Toscana, e che fanno appunto ogni anno un bando, nasce appunto durante il Covid, per convogliare gli artisti a creare sperimentazione sul teatro digitale, cioè sul teatro che può trovare uno spazio solo online. Cioè questa è l'idea che Residenze Digitali sta portando avanti, cioè creare una tipologia di teatro che funziona per l'online. Anche in questo caso c'erano delle videocamere, quindi c'è il principio del teleracconto. In questo caso si utilizzava una videocamera a 360 gradi per riprendere la scena. E l'ultimo è questo altro spettacolo di Hotel Modern, scusate qui c'è un errore, manca la N, è questo gruppo olandese, non so dire il nome, Peter Pepper, anche questo come vedete
segue la logica del teleracconto. Hotel Modern è una compagnia che da anni utilizza la tecnica del teleracconto non soltanto per teatro ragazzi, ma anche per teatro per adulti. Siete curiosi, potete cercare Hotel Modern e potete vedere anche questi spettacoli per adulti fatti attraverso la tecnica del teleracconto. Io visto, vedendo appunto l'ora, ho concluso, così diamo spazio eventualmente a delle domande, a delle curiosità, a delle osservazioni. Grazie. Invito chiunque avesse voglia appunto a porre le proprie domande in chat. C'è stato un po' di commenti nella chat. Magari anche qualcuno, qualche discorso si è un po' sovrapposto, incastrato. Per esempio Luca apprezzava la tecnica unica e innovativa. C'è stata una risposta che forse appunto si era incastrata un po' ad altre questioni di cui sopra. Io vedo. E la professoressa Monteverdi aggiungeva anche altri suggerimenti di titoli, per esempio, Into the Wood anche, forse sempre di la gruppa SEO che abbiamo appena visto, non lo so cosa intendesse. Sì. Nessuna domanda o osservazione? Aperta una telecamera. Buonasera. 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 Allora, intanto volevo ringraziare per la chiarezza dell'esposizione e l'assoluta meraviglia delle cose che ho rivisto con piacere e perfino qualcuna che non conoscevo. Mi rendo conto che proprio questa varietà di interventi, di queste giornate di incontri, è indispensabile perché ognuno degli esperti che interviene ha bisogno di specializzarsi su un aspetto della vita artistica di Giacomo Verde, perché l'immensità delle sue idee, della sua produzione è tale che difficilmente possono essere contenute tutte in una testa sola, scusate se semplifico. E quindi per me è una grande occasione, nonostante nel tempo mi sia tenuto abbastanza in contatto con lui, letto varie cose che sono state pubblicate, eccetera, mi rendo conto che non è mai abbastanza quello che si riesce a riproporre, approfondire e godere della sua straordinaria varietà di idee e soprattutto il fatto di riuscire a realizzarle sempre con molto poco. Scardinare le tecnologie dei grandi produttori per farle diventare delle cose alla portata di tutti. E quindi grazie ancora a Vincenzo Sansone per averci dato questo spaccato di questa sua molto approfondita ricerca. Grazie, grazie Gabriele. E aspetto sempre che esca fuori l'integrale di Hansel e Gretel TV, speriamo. Sì, il mio archivio è ancora molto sotto sopra, ma ci arriverò. Grazie. È vero, perché nella lezione precedente c'era stata questa ricerca d'aiuto, richiesta di aiuto, di ricerca. Sì, perché la ricerca sul teleracconto l'ho iniziata durata 3 anni, più o meno, e c'è sempre da scoprire, perché poi non si può, come diceva appunto Gabriele, è veramente impossibile riuscire a racchiudere Giacomo. Anche nella mostra abbiamo fatto queste 3 sezioni
e in realtà poi magari anche le tre sezioni sono troppo strette rispetto a quello che lui faceva, oppure le tre sezioni si intersecano, perché come dicevo all'inizio, cioè il teleracconto è un'operazione attivista. Alcuni hanno detto di no, ma invece è un'operazione attivista, forse la sua prima azione attivista, perché nasce per delegittimare l'inganno televisivo, fondamentalmente. Ci sono altre riflessioni, altre curiosità? Sì, diceva Anna, sì, anche Prometheus, avevo dimenticato di dirlo, anche Prometheus di Aggruppazione, la versione online, viene fatta nel 2020 per la prima volta per residenze digitali. Poi mi sono confrontato, visto che appunto non ci sono questioni, anche con questi artisti che hanno fatto, hanno utilizzato questa tecnica. Alcuni non conoscevano Giacomo Verdi in realtà. E quindi è stato quasi una sorpresa per loro il fatto che utilizzassero un qualcosa che qualcuno già aveva utilizzato anni e anni prima. Ed è stata una sorpresa anche positiva per loro, che hanno iniziato a interessarsi a questo artista. E forse non lo conosciamo perché poi Giacomo Verdi appunto era in questa logica dell'open access, degli archivi liberi, e quindi non ha mai brevettato la sua invenzione, perché era proprio contrario all'idea del brevetto. Cioè, una invenzione l'ho fatta e la lascio libera agli altri di svilupparla come meglio credono. Ed è anche questa l'idea con cui noi stiamo cercando di lavorare sull'archivio di Giacomo, cioè stiamo cercando di caricare tutti i materiali disponibili sul web, tanto che il canale YouTube originale di Giacomo è ancora attivo e continuiamo a caricare i materiali che man mano emergono. E soprattutto la nostra idea, che adesso stiamo cercando di portare avanti, abbiamo trovato uno spazio per posizionare l'archivio, e quella che l'archivio diventi vivente. Cioè, un giovane artista può venire in archivio, selezionare qualcosa di Giacomo Verdi e riutilizzarlo come spunto iniziale o creativo per il suo lavoro. Cioè, se questa idea non dell'archivio memoria, così come era nato nelle idee appunto di archiviazione, proprio l'idea di reenactment, di riperformare l'archivio, cioè che l'archivio sia vivo, perché un artista è vivo se la sua memoria viene alimentata attraverso nuove creazioni, non soltanto attraverso ricerca, che è importante, ma proprio attraverso nuove creazioni artistiche. Scusate, non avevo il microfono. Reenactment, che la professoressa Monteverdi dice, anche alla base della mostra, sì, del CAMEC. Assolutamente. Dato che non vedo altre domande, avvicinandoci all'orario di chiusura, ringrazierei nuovamente il professor Sansone e tutti coloro che hanno partecipato. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie, ciao a tutti.